Kingdom Hearts è una serie di videogiochi che usa personaggi Disney per ingannarti a giocare una fanfiction scritta da una scimmia. Gioca ai panni di Sora o uno dei suoi cloni. Sono dei Sora? Una sorta! Spendi centinaia di ore a cercare i suoi amici dispersi saltando da film Disney raccontati con metà della storia e zero attrattiva. Capisci subito che sono buoni amici perché si siedono a fianco e parlano di quanto siano buoni amici. Sono degli ottimi amici, mangiano il gelato e nessuno li costringe. Non fare domande. Sfortunatamente per Sora, i mondi vengono consumati dall'oscurità. È un filmato di Kingdom Hearts, puoi dire le seguenti parole in qualsiasi ordine. Oscurità, oscurità, luce, ombra, cuore, ombra, memoria, luce, ombra, amicizia, oscurità. Infatti, per tutto il resto del video sostituiamo la parola oscurità con api, ed avrà comunque lo stesso risultato. Quando qualcuno viene posseduto dalle api, il loro cuore diventa un altro, e se il loro corpo vuoto diventa un nessuno, che poi diventano problemi. Solo il Keyblade può liberare i cuori degli Atlas, e c'è solo un possessore del Keyblade, e quello è Sora. Uno solo. Uno solo. Uno solo, uno solo, uno solo, uno solo. Ok, a sto punto chiunque può usare questi cosi. Va bene, chi se ne frega se li regalano in giro come se fosse una lecca lecca. Unisciti a Sora e Pippo e il corpo incosciente di Paperino mentre combattono le forze delle api. Invece di trovare Kairi e le sue sfumature di colori, spendi il 60% in ogni gioco a fare i lavoretti dei personaggi Disney mentre combatti Malefica, che è assolutamente convinta di essere l'antagonista principale. Zoya, ti prego. Chi sono tutte queste persone che sono diventate gli Atlas che combatti? Chi lo sa? Probabilmente tutti i personaggi delle proprietà Disney che nessuno importa. Scusa, pentola magica. Forse sono tutte le persone che abitano questi pianeti senza vita. Fortunatamente per Sora è ben equipaggiato per affrontare questi nemici, grazie ad un complesso sistema di combattimento. Inizia il gioco martellando un solo tasto e finisci il gioco martellando due tasti, perché tutte le abilità sono mappate sullo stesso tasto. Niente è più divertente che giocare un videogioco con una mano e mescolare un mazzo di carte nell'altra. E se spendi 400 ore grindando ogni singola abilità, scoprendo le loro particolari requisiti per exparli, puoi sbloccare delle abilità che il gioco pensa siano opzionali, come schivare. Hai una particolare domanda che ti perseguita dopo aver giocato uno di questi giochi? Niente paura, perché la fanbase ha sempre una risposta pronta, solo che non soddisfano abbastanza. Anche se non hanno rilasciato un gioco principale negli ultimi 13 anni, i fan sono rimasti fedeli grazie a delle fantastiche boss fight, musica memorabile e anche altre cose. Oh, yeah! Unisciti all'hype e eccitati per i nuovi mondi che la Disney ha acquistato tramite le loro strategie di mercato da tagliagole, per poi vedere la nostalgia dissolversi intorno a te e chiederti: wow, ma la sceneggiatura era così brutta? Lo era. È sempre stato così. Ignora la luce, Sora. Le api non sono da temere. Controllale! Incanalale! E diventa un vespaio! Puoi avere tutto questo potere e altro! Yeah! È Pippo! Lo hanno ricoperto di insetti! Il Pippo che conoscete non c'è più. Io sono Pixop. Non ho bisogno di amici. Vi ho manipolati sin dal principio. E inoltre posso qualcosa Keyblade. Non è vero! Non può essere! Il Pippo che conosciamo è ancora lì! Oh sì? Allora guarda come rimuove i sottotitoli a Paperino, così che nessuno può capirlo! Riku! Volevo dire, Paperino! Vedi, nei 10 secondi in cui sono morto in Kingdom Hearts 2, Xemnas mi ha sostituito con una sua copia di vitale. Please, oh baby! Just go simple and clean as the way that... Achoo! Nice. Quelle sono le api. Mi hanno fatto starnutire. Maledette api.